Si vede? Ok. Mette in play? Sì, sì, già in play. Aspetta che mettiamo le carte ben visibili. Questo mazzo non verrà mai toccato. Lo vedi tu stesso, con gli occhi. Sì, c'è l'elastico. Bravissimo. Qui un altro mazzo di carte. Le carte possono anche mescolare quante volte vogliono, giusto? Ma non ci interessa niente. E ti spiego perché. Taglia pure il mazzo. Non serve, perché tanto la scelta sarà libera. Chiudi il taglio. Quindi, ragazzi, quello che vedete... Ok? Adesso, ascoltami benissimo. Ti devo mostrare però una cosa di questo mazzo. Sì. Che se noti, i dorsi sono fatti da... C'è un numero e un valore nominale. Un numero e un valore nominale. Numero casuale più valori nominali. Che è sotto sul dorso. Ok. Allora, dopo capiremo tutto quanto. Adesso io giro le carte, ragazzi, tutte carte diverse, ok? Sceglierai una carta che vuoi. Ho capito. Tu. Io scorro e mi dici sto quando vuoi tu. O metti il dito, me la dici a voce, vuoi dirmi la voce? Lasso a cuore. Ah? Lasso di cuore. Ma andiamo avanti o subito no, lasso di cuore? Vabbè, così. Bene. Scelta libera, ragazzi. Mi piace lasso di cuore. Ok. Lasso di cuori ha una particolarità. Perché chiaramente ho fatto vedere prima dei dorsi, giusto? Cosa vuol dire? Che se tu noti... Cosa c'è? C'è l'asso con il cuore. L'asso con il cuore, giusto? Col disegno del cuore. Questo perché? Perché sono carte con il valore nominale dietro. Sì. Ci sei fin qua? Sì. Spero che si veda bene, ok? Giusto? Lasciamo qua, ok? Sì. Sei visibile? L'asso con il cuore. Asso con il cuore, ok? Qui, visibile. Altra cosa importante, queste sono le tre carte rimaste, le mettiamo sopra di nuovo. Ti chiedo un'altra cortesia. Tu stesso taglia dove vuoi. Ecco qua. Perfetto. Questo non ci interessa più. Questo mazzetto in questione, tutte carte diverse. Sì. Ok? Ho visto. Vuoi dare una mescolatina veloce? Meglio, tanto per... meglio. Ma sì, ma tanto non cambia niente perché è tutto casuale. Non distruggermi le carte che... Ok, basta così, metti qua. Adesso, tu stesso, se io giro, vedi tutte le carte, più di 30 carte. Sono tutte diverse. Sì, sì, beh, questa sì. È una mazza regolare. Scegli una carta, libera. Cerca di guardare. Ti devo far vedere i nostri amici. Ecco qua, gente di quadri. Sei d'accordo che... Dove l'hai letto? Aspetta, ricapitoliamo un attimo una cosa. Allora, io chiudo così, in modo sì. Che si veda gente di quadri, giusto? Sì, ho visto. Fermiamoci un secondo, sì. Perché voglio farti capire cosa sta accadendo. Vabbè, il meccanismo. Eh sì, perché merita. Asso di quadri, scelta da te. Potremmo andare avanti, mi voluto scegliere l'asso di quadri. Gente di quadri, scelta da te. Di quadri, scelta da? Vabbè. Da te. Quindi non c'è nessuna, niente di niente, giusto? Certo. Ok. Adesso prendiamo così, perché chiaramente si vede il cerchio di quadri, ok? Sì. Tutto, non ci sono doppioni, niente, un mazzo regolare di carte, il cerchio di quadri. E adesso anche il nostro cerchio di quadri ha una caratteristica. Ha? Numero 2. Un numero. Spero che si veda bene. 2. Giusto? Sì. Questo perché? Quindi abbiamo il numero 2 e... Asso di cuore. E asso di cuore. Ragazzi, tutto esaminabile, ok? Ogni cosa sarebbe esaminabile. Ora ti chiedo una cortesia, sei pronto? Sì. Se l'asso di cuori fosse in posizione numero 2 in questo mazzo fermo, aspetta, cosa diresti? Che è una cosa abbastanza incomprensibile, che non ci posso arrivare a livello di raziocinio e posso stare qui fino a domani e non lo capirei mai tipo di gioco è. Non lo capiresti perché mai. Perché è troppo difficile. Allora, cosa devo fare qui? Troppo difficile perché? Perché tu hai scelto... Hai detto, ho scelto di io, quadri, ho fatto tutto io. E questa è una cosa bella. Ho anche mescolato. Zecca di quadri e asso di cuori. Certo, giusto? E ho anche mescolato. Tu stesso? Che numero devo fare? 2. Allora, 1. Se questo è il jack... Fai vedere bene intanto. Se questo è il jack di quadri... No, l'asso di cuori. L'asso di cuori, che è la prima scelta, giusto? Esatto. La seconda scelta sta esatto. Il jack di quadri. Vuol dire che il gioco è riuscito. Però quello che mi domando io... Sì. È che se scelgo io sia la prima preferenza sia la seconda, mescolo sì. le carte qua sono bloccate con l'elastico e tutto quanto, come può succedere una cosa del genere? È quasi impossibile, e invece è venuto proprio